Il popolare giornalista Capitolino parla del suo rapporto con Maria De Filippi. Senza ombra di dubbio, Maurizio Costanzo e la moglie Maria De Filippi sono una delle coppie più popolari del panorama televisivo. Inoltre i due artisti sono sposati da quasi 25 anni e il loro matrimonio, a differenza dei precedenti del giornalista, procede a gonfie vele. A rivelarlo è lo stesso conduttore Capitolino che, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa al giornale Corriere della Sera, ha parlato della donna con cui è unito in matrimonio nel 1995. Costanzo: io e Maria dormiamo in camere separate. Nel corso della lunga intervista, il noto conduttore e giornalista romano ha spiazzato tutti i lettori svelando un curioso particolare che riguarda la sua vita privata. In particolare qualcosa che coinvolge anche la moglie Maria De Filippi. Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai, e direi che è un bel RECORD. Ha dichiarato il conduttore del Maurizio Costanzo Show. Ma per quale motivo i due coniugi sono arrivati a tanto? A quanto pare questa clamorosa decisione è dovuta per alle differenti abitudini dei due artisti, ma in particolare per qualche problemino notturno. Quale punto di domanda? Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti. Ha svelato Costanzo. Il consiglio di Maurizio Costanzo. Il noto conduttore che in queste settimane sta andando in onda con la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, ha dato un consiglio a tutti i lettori del Corriere della Sera. Ovvero di adottare questo metodo con il proprio partner, ribadendo che si tratta di un toccasana per tutte le coppie. Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei, o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così.